piccola mi ricordo che andavo da un amico di mio padre che aveva un laboratorio orafo e ero capace di stare lì ore e ore intere a guardare perché mi affascinava tantissimo il mondo del gioiello in sé per sé. Poi ha inciso molto anche l'influenza degli amici di mio padre, che essendo di Torre del Greco, la maggior parte commerciavano tutti in camme e coralli e quindi col tempo hanno inciso nelle mie scelte. Mia mamma racconta che il suo nonno era il gioielliere della regina di Napoli, quindi penso che comunque ci sia un fatto congenito, un fatto del DNA. Mio nonno, la buon'anima di mio nonno, pure era molto affascinato da tutto ciò che si faceva, a livello artigianale. In un altro settore, ma comunque era anche lui un metalmeccanico, un operaio della metalmeccanica, quindi comunque era affascinato da tutto ciò che non c'è un giorno, una data ben precisa per dire quando è nata la passione. Mi affascina tutto ciò che si fa artigianalmente. Ho iniziato con degli studi superiori il primo anno di ragioneria, perché a mio padre avrebbe fatto piacere, che io fossi diventata commercialista come lui. Però a me la ragioneria non piaceva come percorso lavorativo e quindi dopo il primo anno di ragioneria sono andata all'Istituto d'Arte di Torre del Greco, dove c'è, come diciamo specializzazione, ho l'arte dei metalli, ho l'arte delle pietre dure. E io all'epoca, senza sapere a cosa andavo incontro, perché ero piccola, ero giovane, scelsi istintivamente l'arte dei metalli e devo dire la verità, non me ne sono proprio pentita, anche se nel percorso comunque di studi ho fatto molte ore di laboratorio di pietre dure. Cioè, voglio dire, e comunque è un percorso di studio che a me è piaciuto tanto. Dopodiché ho fatto un corso di mini laurea con la facoltà Federico II di Napoli, per quanto riguarda le tecniche d'avanguardia nel campo orafo e del corallo. Lì ho conosciuto anche la mia futura socia, perché poi in un secondo momento ci siamo messi in società. Dopo l'istituto d'arte sono andata al Tarì, in 3 anni ho fatto 4 corsi di specializzazione, perché poi man mano che andavo avanti mi sono resa conto che questo era quello che io volevo fare, quello che a me piaceva, sedermi dietro a un banco e creare, spaziare con la mente, immaginare una pietra montata in un modo, avere la libertà di fare ciò che forse gli altri non potevano fare, o comunque io mi sentivo libera di poter decidere la pietra che a me piaceva, come poteva essere mondata, come poteva essere indossata. E questo è quello che mi affascina nel mio lavoro. Allora, queste sono perle di fiume, cosiddette scaramazze perché non hanno una forma ben definita, sono tutte irregolari. Sono delle perle molto molto belle e queste invece sono le stesse perle, però sono in forma sferica, quasi tonda. Qui sono due collane, le classiche collane di perle di fiume. Poi abbiamo una collana lunga, tipo viene detta tipo Chanel, con delle applicazioni d'argento, quarzo ialino, quarzo citrino. Perle di fiume marroni, perle di fiume nere, e sono tutte collane fatte con diciamo gusto mio, tra parentesi e fantasia. Difficile che faccio collane standardizzate, quelle si trovano già in commercio, tranne se non ci sono richieste ben precise. Generalmente c'è un equilibrio di minerali perché come hobby ho la passione per i minerali, mi piacciono molto le pietre, semi preziose in questo caso, perché
Dicono tanto le pietre, osservare una pietra e vedere la natura di ciò che è possibile, che è capace di creare, di fare senza la mano dell'uomo. Questi per esempio sono i classici cammei torresi, antichi, questi erano di mio nonno, erano di famiglia, io li ho rivisitati e rimontati con una montatura un po' più moderna, indossabile sia dalla ragazza che dalla signora. Quindi non è il cammeo, il simbolo che rappresenta il cammeo in sé per sé, è ciò che sentiamo noi verso la pietra e come la decidiamo di indossarla o di montarla. Il duello nasce dal pensiero, dopo il pensiero si vede ciò che si è pensato, se è possibile realizzarlo, con la progettazione su carta e si vedono le varie problematiche che possono esserci nel gioiello una volta realizzato. Dopodiché si passa alla realizzazione manuale, quindi automaticamente metallo e realizzazione di ciò che si è progettato. Gli strumenti dell'orafo sono importanti, di base c'è l'archetto, le lime, il banco, il limatoio, poi se parliamo a livello di questa è l'attrezzatura da banco. Se parliamo poi di attrezzatura per un laboratorio è vasto il discorso, cioè dal laminatoio, al buratto, al motore per lucidare, per sgrassare, ci vuole la vasca per l'acido, il lavandino per raccogliere l'acqua e l'oro. Poi con la tecnologia che va avanti anche il mestiere dell'orafo è cambiato. Quindi se si vuole fare l'orafo un po' più tecnologico e non artigianale, ci sono altri tipi di attrezzatura. Adesso stiamo limando un paio di orecchini dove andranno montate delle pietre che l'incastonatore incastrerà in modo che è stata fatta una montatura in modo che una volta finita sembra tutto una pietra e non si vedrà metallo. È un lavoro molto minuzioso, fatto di precisione e di tempo soprattutto. In questo momento sto provvedendo alla saldatura di un perno per gli orecchini. Questi sono gioielli fatti in argento, per esempio, non necessariamente fatti con metallo prezioso, pietre preziose, però l'importante è che venga fatto tutto con grande precisione per avere la qualità di un gioiello. Generalmente chi si rivolge a me come artigiana non cerca il gioiello alla moda o comune. Cerca comunque un gioiello personalizzato o con diciamo riciclaggio di pietre o metallo che già posseggono, ma niente di scontato e di comune. È bello proprio per questo il mio lavoro, no? Perché nella progettazione fare ciò che è nuovo, che possa entusiasmare la cliente, che la cliente non abbia mai potuto pensare di fare una certa collana con le pietre che semmai si ritrovava. È bello proprio per questo, no? Perché non ci stiamo ai canoni, della collettività.
questo momento sto preparando le pietre per questo famoso paio di orecchini da portare poi all'incastonatore per farle incastrare. Diciamo che così la prima fase è finita, l'orecchino è pronto, bisogna solo metterlo nell'acido e lucidarlo. Vediamo solo se le pietre che abbiamo scelto vanno bene, perché è fondamentale che il gioielliere seduto al banco e che lavora con le pietre lavori bene, in modo che l'incastonatore dopo non ha più difficoltà a incastrare le pietre. Quindi cerchiamo di mettere queste pietre per vedere il risultato finale, per immaginare il risultato finale.